Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Alessandro e oggi farò la seconda parte del drone Yeshin PX2 Mini. Io vi avevo promesso che facevo un video del drone, sulle sue caratteristiche, sul volo e la descrizione dei vari componenti che abbiamo qui sul tavolo. Allora, iniziamo con il radiocomando, lo accendiamo e come vedete si vede subito una spia rossa che indica il livello della batteria, che adesso è al massimo, poi pian piano si abbassa di livello. Bene, questo è in radiocomando in mode 2, che significa gas a sinistra. E per andare a sinistra e a destra con il drone avanti e indietro. Questo è per accendere i motori. Clic, si accendono. Tenere premuto e per spegnere i motori. Questo per le luci, per spegnerle e accenderle. Qui abbiamo la fotocamera per scattare, scusate, il bottone per la fotocamera per fare video, per fare delle foto, che però io non ho trovato nessun slot sia sul display che sul drone, nessuno slot per inserire una scheda SD. Quindi non so se questo bottone cioè che possa essere utilizzabile. Qui abbiamo uno switch che in modalità 1 è in angle mode, che con stabilizzatori e varie funzionalità per facilitare il volo, soprattutto per principianti. In modalità 2 è in Acro Mode per le persone più esperti, e che disattiva tutte le funzioni di stabilizzazione. Qui abbiamo i trim. I trim sono per regolarizzare il volo. Ad esempio, se il drone va in avanti, continua ad andare in avanti, si clicca verso l'indietro, così il drone non andrà più verso in avanti, ma si stabilizzerà e cerca di stare il più possibile. Certo, se poi cliccate sempre più indietro, il drone inizierà poi ad andare dalla parte opposta. Uguale la cosa per questi trim.
se cliccate ad esempio più a destra il drone andrà a destra, se cliccate a sinistra il drone andrà dalla parte opposta. Quest'altro trim, penso che non l'ho provato, sarà per girare verso destra o all'inverso verso sinistra. Poi passiamo al display. Il display viene già inviato configurato, quindi basta accenderlo e accendere il drone. Adesso la batteria è in carica. Accendere il drone, accendere il display e si vedrà subito tramite la videocamera, che è a 720p, si vedrà direttamente sul display. Display che si può inserire all'interno degli occhialini, si chiudono e si può avere in prima persona, volare in prima persona con il drone. La cosa positiva di questo drone è che ha i motori brushless e non ha spazzola. Con i motori brushless significa che sono più potenti, più resistenti al vento, invece di scapo dei motori a spazzola è che sono meno potenti e quindi molto più sensibili al vento. Torniamo al radiocomando. Allora, questo è per accendere e disattivare i motori. Quello che non avevo detto è questo pulsante, che cliccandolo il drone avrà una velocità maggiore, cioè andrà più veloce. Consigliato questo quando si è all'aperto, in un campo aperto più dove non ci sono persone e macchine. Invece cliccando di nuovo il drone sarà più pagato e quindi più lento. Bene, direi che... Ah sì, un'altra cosa, il drone ha una frequenza a 5,8 GHz che è compatibile con gli occhialini, cioè che si possono usare con gli occhialini. Radiocomando, se non sbaglio, è 2,4 GHz. Distanza massima del drone è di 200 metri. E avrete un'immagine del drone fino a 70 metri, dopodiché si oscura tutto, non vedete più niente. E sicuramente perderete anche il drone, quindi assicuratevi di stare sempre sotto i 70 metri per non perderlo. Bene, direi che con la descrizione è tutto.
Adesso vi faccio vedere all'interno come si comporta il drone in volo. A dopo. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere il drone mentre che sta volando e in conclusione direi che il drone si è comportato abbastanza bene, abbastanza stabile che se viene usato in modalità angle mode e non in arrow mode, il drone si mantiene abbastanza bene, sistemando i trim il drone sta abbastanza fermo. Sì, bisogna un pochettino giocare con gli stick, ma alla fine il drone si mantiene bene. Poi, prendendo anche altri droni che sono abbastanza più difficili da pilotare, questo qua si è comportato veramente abbastanza bene. Che dire, io lo consiglierei. Vi divertite abbastanza? La durata della batteria è di 8 minuti, 8-9 minuti. E con 8-9 minuti con gli occhialini è veramente molto divertente. Bene, direi che con questo video è tutto. Vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.